Volpedo è un piccolo paese che ha conservato intatto il suo centro storico. Il borgo antico, racchiuso dalle mura longobarde, è una vera chicca. Oggi è un museo a cielo aperto, in cui si ritrovano le riproduzioni dei quadri più famosi realizzati qui, come la Piazza del Quarto Stato, in cui si ha la visione esatta che ebbe Pellizza nel momento stesso in cui dipinse una delle tele più famose al mondo. Buongiorno amici di Bike Channel, ben ritrovati a una nuova avventura con In Bici con Filippa, da vivere come sempre in sella alla nostra bici. Il mio giro alla scoperta del Piemonte continua e oggi sono a Volpedo, in provincia di Alessandria, è un comune che fa parte dell'associazione I Borghi Più Belli d'Italia. Volpedo nasce come paese di campagna con una forte vocazione agricola, anche se è patria di uno dei più famosi pittori italiani, Pellizza da Volpedo. E proprio seguendo le orme di questo grande pittore è iniziato il recupero paesaggistico, artistico e storico di questo paese. Andiamo a scoprire Volpedo e dintorni. Appena fuori le mura, accanto a un mulino, c'è ancora la casa museo del pittore, rimasta intatta così come lui l'aveva scelta e voluta. Qui una visita è d'obbligo. Buongiorno, buongiorno. Ciao. Che emozione, questo è proprio lo studio, l'atelier. Sì, la caratteristica di questo luogo è proprio di essere assolutamente autentico, esattamente come Pellizza lo ha pensato, voluto, costruito tra 1890 e 1895. E infatti viene ultimato proprio con la costruzione di questo lucernario, che è l'ultimo dettaglio che permette di avere una grande luminosità, come oggi, vedi? C'è grande luce, ma mai una luce troppo violenta, troppo diretta, perché non entrano i raggi diretti del sole, ma appunto questa luminosità diffusa. Perché lui dedicava tutte le sue giornate proprio sempre all'arte. Certo, dipingeva soprattutto all'aperto, perché essendo un pittore divisionista, i divisionisti sono i pittori della luce, del plein air, quindi si dipinge all'aperto, in campagna, e tra l'altro questo è il motivo per cui sceglie di vivere e di lavorare in un piccolo paese come Volpedo, per essere a contatto con la natura. Però qui è il luogo in cui studia, lavora, riceve gli amici, passa la maggior parte del tempo quando appunto non è all'aperto. Si può venire qua a visitare? Assolutamente. Sabato e domenica siamo sempre aperti, in particolare al pomeriggio, e poi organizziamo anche visite guidate per gruppi su appuntamento, quindi basta contattarci e ci organizziamo. Adesso è considerato uno dei più grandi pittori italiani, ma era famoso in vita? Sì, era un maestro riconosciuto, ma un maestro che non si è arricchito, perché non lavorava su commissione. I ritratti che faceva erano ritratti di gente povera, qualsiasi, sconosciuta del paese, parenti, amici, lavoratori soprattutto. E quindi non si è arricchito. E importante per lui è il contatto, il rapporto con la famiglia. Qui ad esempio su questa parete abbiamo i familiari, il papà Pietro, la mamma Maddalena, due ritratti in due momenti diversi di Teresa, sua moglie, e un ritratto incompiuto di Antonietta, la sorella, che muore giovane e lui incomincia questo ritratto dopo la sua morte e poi non se la sentì mai di portarla a termine. E la sua opera più famosa qua a Volpedo c'è proprio la piazza del Quarto Stato. Il Quarto Stato è l'opera della sua vita. Pensa che dedica 10 anni alla realizzazione di quest'opera, lavorando a diversi bozzetti, cioè avviene in diverse fasi, quindi cambia titolo, cambia disposizione dei personaggi, cerca la situazione migliore finché la trova. E negli ultimi 3 anni, dal 98 al 901, lavora la versione definitiva, che sarà appunto il Quarto Stato. Una grande tela, larga più di 5 metri, alta quasi 3, che quindi occupava praticamente tutta questa parete quando l'aveva qua dentro. Lui disegnava le figure di questi personaggi su fogli di cartone e poi qui, nello studio, riprendeva i contorni di questi personaggi su dei fogli di carta lucida, trasparente.
E poi, terzo passaggio, riportava sulla tela queste figure, fino a comporre questo grande mosaico. Mm. E quindi in questi 3 anni di lavoro, dal 98 al 901, conclude questa grande opera, un'opera simbolica, un'opera universale, che ha un significato storico, sociale, politico, che però purtroppo non viene apprezzata, non ha i riconoscimenti che lui si aspettava. Il quarto stato è a disposizione di tutti i milanesi, può essere visto in qualunque momento senza neanche pagare il biglietto del museo. E penso che questa sarebbe una cosa molto apprezzata anche dal pittore. Sicuramente. Grazie mille per essere qui. Grazie per la visita. Nella nostra società, così ubriaca di modernità, riscoprire l'amore per la propria terra, così come aveva Pellizza per le proprie radici, la campagna e le cose semplici di una volta, è sempre un piacere. Qui a Volpedo c'è anche una magnifica pieve romanica, ottimamente conservata e deliziosa nella sua semplicità. E come nelle migliori tradizioni genuine, i buoni frutti arrivano direttamente dalla terra alla tavola. Ciao! Ciao! Senti, io ho la fortuna di scoprire il paesaggio in bicicletta, ma anche quella di scoprire tutte le specialità locali. Quindi cosa abbiamo su questa bellissima tavola? Allora, qui abbiamo prodotti di stagione che, essendo un periodo autunnale, insomma, c'è pullula la verdura, abbiamo porri, cavoli, il radicchio e poi la frutta di stagione, anche se Volpedo è famosa per le pesche, in questo periodo ci sono mele e cachi. È un bel caco. Ecco. Esatto. Formaggi, poi abbiamo le uova, salamelle di Cinta Senese, salame. Sono molto, molto bianche. Queste sono di galline livornesi e la caratteristica della gallina livornese è quella proprio di fare un uovo col guscio bianco. Molto elegante, insomma. Esatto. Brava. Sì. Brava gallina. Poi abbiamo le farine, che vengono prodotte anche queste a Volpedo. Perché voi siete famosi proprio per un mercato biologico. Esatto, abbiamo costituito un'associazione e abbiamo dato vita a questo mercato tutti i sabati mattina solo di prodotti biologici, ovviamente non solo di Volpedo, prendiamo un po' tutta la valle, cioè la Valle Staffora, però la Val Due. Unicamente prodotti biologici. Biologici certificati. Ah, stupendo. Sì. E poi è una produzione di miele. Miele, questo qui viene dalla Valle Staffora, appunto. Poi abbiamo le marmellate, le composte, le confetture. Di che cosa? Pesche, ciliegie, fragole e albicocca. Composte e confetture. Da mangiare con il formaggio, magari? Quella di ciliegia sì, si può provare col formaggio, le altre sono più da prima colazione. Sì, sì, certo. Abbiamo poi delle farine di mais, abbiamo anche farina di farro e qui abbiamo anche del miglio prodotto a Volpedo e anche il vino, questo qui è prodotto da un'azienda agricola del paese. Ah, proprio fatto qua a Volpedo? Sì, sì. Rosso del Barè da uve biologiche? Sì. Ma posso assaggiare questo formaggio? Che formaggio è? Questo qui è il famoso Pizzo Corno, che viene proprio dalla Valle Staffora e è un formaggio che fa un nostro associato. Stagionato di quanto? Ma poco? Poco, sì sì, non è freschissimo ma non è neanche esageratamente stagionato. Si mangia anche la crosta? Sì. Allora vado. Vai. Ah, che fortuna! Allora io porto con me per la mia pedalata questo pezzo di formaggio e ti ringrazio. Grazie a te. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Dal centro di Volpedo è ben visibile la sua collina, assolata anche nei giorni d'autunno con i filari di vite ben ordinati che seguono il suo dolce declivio. Qui cresce al sole un'ottima uva che dà i suoi frutti direttamente al bicchiere. Quali sono le uve coltivate sul territorio? Il territorio dei Colli Tortonesi ha diversi vitigni. Quantitativamente il più importante è la Barbera, che è oltretutto il vitigno più diffuso in Piemonte. Poi abbiamo un vitigno Bacca Bianca che in questo momento stiamo recuperando e stiamo lanciando sul mercato, che è il Timorasso. Poi sono presenti anche il Cortese, la Croatina, la Freisa e il Moscato. Oggi, grazie al Timorasso, agli altri prodotti e a tanto amore, penso che ci sia un ritorno col sorriso a fare agricoltura. Adesso vado a scoprire il paesaggio, bellissimo. Benissimo. Paesaggio. Grazie, grazie Walter. Grazie a te. Grazie. Ciao. Ciao.
Michela, io quando faccio queste pedalate per scoprire il paesaggio mi piace sempre avere qualcuno del posto per aiutarmi, insomma, che sa dove devo andare. Ok. Ma hai una bici pazzesca. È una bici storica, adesso c'è questa moda delle ciclostoriche qui nei nostri territori dove andremo fra poco, a Castellania. Da 4 anni cioè, organizzano la Mitica, che è una ciclostorica che sulle tu terre. Hai fatto? Io ho fatto dall'edizione zero. Quanti chilometri sono? Ci sono 3 percorsi, il più corto sono una 50 chilometri, poi c'è un percorso di 70 e uno di 90. E tu qual è? Io faccio il medio. Ah, okay. Perché il lungo ha un pezzo di salita durissima. E vieni anche da una famiglia di ciclisti? Sì, tutti. Ho uno zio che è stato gregario di Fausto Coppi e i miei genitori vanno in bicicletta, insomma, sono nata in bicicletta. Come funziona il lavoro di gregario? Il gregario è una figura fondamentale per un ciclista professionista, perché è quello che gli fa, gli tira le volate, lo aiuta, fa il lavoro duro. Il lavoro duro. Ma è bellissimo pedalare qua. I nostri territori poi hanno strade di pianura come queste, che sono veramente adatte a tutti, alle famiglie, ai bambini. E nel territorio dell'Alessandrino qua è nato proprio un sito che è Piemonte Ciclabile, dove tutti questi percorsi sono mappati e si è sviluppato anche proprio il turismo un po' più consapevole, quindi tanti albergatori sono diventati bike friendly. Si potrebbe proprio fare un percorso dell'arte, però in bicicletta. Certo, sì. Tra l'altro la strada da Volpedo a Castellania è proprio, si può percorrere tutta in mezzo alle campagne, quindi strade poco trafficate. Sono strade adattissime per chi vuole fare turismo, e poi faremo anche un pezzo invece che percorrono i più esperti, e in zona ci sono tantissime persone, amatori, che fanno anche corse, che quindi hanno i loro percorsi ad hoc. Allora facciamo come hai detto, da Pillizza a Coppi. A Coppi. In volata però, vai! E proprio qui, in questo tratto di strada, si corre la Mitica, famosa gara che si disputa dal 2012, tutte le ultime domeniche di giugno. Basta un po' di fantasia e mi pare di pedalare nella storia. Sì, molto, ti ringrazio. Quindi questo è proprio il percorso della Mitica? Questo è il percorso della Mitica, che in realtà passa da una strada bianca, quindi una strada sterrata qui sulle colline, e arriva a questo paese che vediamo qui avanti. E da quando è che c'è la Mitica? Dal giugno 2012, tutte le ultime domeniche di giugno, tutti gli anni, e qui partono gli ultimi chilometri che ti porteranno al paese di Coppi. La fatica, insomma. Solo bici d'epoca? Solo bici d'epoca, esattamente. Bellissimo. Con abbigliamento d'epoca. E tu l'hai fatte tutte? Io le ho fatte tutte e quattro. Bravissima. Allora ti vediamo l'anno prossimo. Ok, ti aspettiamo. Grazie. Allora. Grazie. Allora vado dritto e arrivo alla casa di Coppi. Sì. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Andiamo. Castellania, tutto parla di Fausto. La storia del ragazzo diventato uomo e campione si respira ad ogni angolo. Ogni anno sono moltissimi ciclisti appassionati che vengono qui a rendere omaggio al grande campione. La sua casa è aperta, pronta a regalare forti emozioni che si rinnovano stanza dopo stanza. Ogni ricordo da sfuggente si fa palpabile. Qui ha vissuto Fausto, e pare ancora vederlo camminare tra le stanze. Cimeli, ricordi, biciclette, attimi immutati di vita quotidiana che rendono umano e allo stesso tempo immortale un grande campione. Egidio, per sì. Tutti i ciclisti venire qui proprio nella città e nella casa, vedere dove viveva, dove si allenava,
Fausto e Sers, è veramente un'emozione unica. Certamente. Lei che ha vissuto quel periodo, che aneddoto ha, che ha conosciuto? Io ho conosciuto perfettamente Fausto e Sers perché sono nato qui e quindi loro abitavano qui davanti a me, per cui mi era semplice stare con loro e con i gregari di Fausto, i quali erano tutti bei ragazzi che venivano qui a preparare le gare col loro direttore tecnico, che era Giovanni Tragella, il general manager della Bianchi. E io che ero qui sentivo loro discutere, prendere accordi, dicendo a Milano: tu Ettore porta il rifornimento a Fausto nel tal punto, fermati nel bar X, adesso non ricordo esattamente il nome. Che persone erano Fausto e Sers? Sers era più espansivo, più loquace, diciamo, Fausto più fine, più bello da vedersi. Molto impegnato, si allenava sempre. Io, io mi ricordo che nella stagione invernale si allenava prima di andare a Varazza, che era il loro quartier generale, si allenava sui rulli di legno, che è molto faticoso sto allenamento. Io sentivo il rumore dei rulli, perché si allenava qui davanti a casa mia, e andavo a vederlo perché lasciava la porticina aperta per avere più ossigeno. Sì. Ed era veramente bello. So che a un certo punto della mattinata, verso le 11, dopo 3 ore di allenamento sui rulli, sudava in un modo impressionante proprio. Scendeva qui dalla fronte un rigagnolo di sudore e faceva il laghetto per terra, mi credo. Queste cose non posso dimenticarle perché le ho vissute. Ma qual è il ricordo? Il ricordo più proprio intimo più intimo per me è quando andavo a caccia con Fausto, col mio cane, la Lea. Perché chiaramente il cane seguiva me perché ero il suo padrone. Fausto sapeva che sto cane era bravo a caccia e mi diceva: andiamo a fare un giro lì sulle colline dietro il monumento, e sperava di poter sparare qualche pernice. Il problema era questo, che Fausto non voleva camminare perché il cane mi trovava sì le pernici e io gli dicevo: Faustino, c'è la Lea ferma sulle pernici. Lui mi chiedeva: quanti metri è? Io accorciavo un po' le distanze e gli dicevo: 60-70 metri. Ma lui mi diceva: non posso camminare perché mi si ingrossano i polpacci. Ma veramente? Perché il Cavanna, il suo massaggiatore cieco, quel grande massaggiatore, gli raccomandava di camminare pochissimo a piedi, proprio così. Doveva stare, era nata e doveva rimanere sulle due ruote. Però una serietà sul corpo. Queste sono, è una delle tante rinunce che Fausto faceva a confronto di Serse, che invece gli piaceva un po' la vita un po' più bella, un po', cioè godersi un po' la gioventù. Sento proprio l'emozione quando parla di queste persone. E la ringrazio tantissimo per aver condiviso con noi questi momenti. Sono io che ringrazio voi. Grazie. Grazie a voi. Che bello, grazie Gidio. Grazie. Gli eredi e discendenti di Fausto Coppi abitano ancora qui. Come lui sono legati a questa terra e ne coltivano le vigne. Questo legame con le proprie origini e l'amore per la natura che si tramanda di padre in figlio è meraviglioso. Anche oggi ho avuto la conferma che la provincia, a volte timida e silenziosa, è capace di regalare alla storia grandi personaggi. Questa zona del Piemonte suggestiva ed accogliente merita sicuramente una fotografia per il mio blog di ricordi. Da Castellania a Novi Ligure e il mio giro in bici prosegue. Intanto però si è fatto l'ora di una pausa. Credo proprio di essere arrivata nel posto giusto. Anzi, sono certa che mi stanno già aspettando. Banco nasconde delle sorprese. Venite con me. Ciao, ciao, ciao. Barbara.
Ciao Filippa. Come va? Bene. Cosa hai allestito qua? Siamo al banco, proprio sì. Un locale storico. Sì, con i nostri forinotti al piano di sopra che stanno preparando delle eccellenze. E qui ci sono altre eccellenze del nostro territorio, sono i prodotti Deco. E proprio, se non sbaglio, i ceci si possono utilizzare proprio per fare la farinata. Giustissimo, sì. La particolarità dei nostri ceci è proprio che sono piccolissimi. Ah, sì. Però poi, mentre questi sono secchi, quindi quando vengono bagnati gonfiano, ma la pellicina è molto digeribile, contrariamente ad altri ceci. Ah sì? Sì, proprio erano diversi così? Sì. Io non lo sapevo. Pensa che erano già conosciuti al tempo del Doge. Ci sono scritti che testimoniano che quando venivano su nel nostro territorio voleva scorta dei nostri ceci, ma solo quelli della merella. Ma va, ma la farinata nasce qua? No, la farinata nasce nel territorio, ma verso tra Genova e le repubbliche marinare, diciamo. Ma noi e Genova siamo a pochi chilometri di distanza e la cultura storica ha portato la farinata, come altri prodotti del genovese, nel nostro territorio. Ok. E poi cosa abbiamo? I baci di dama. Cioccolato. Nocciola tonda IGP Piemonte, quindi pasta di nocciole e cioccolato. Se uno va in bicicletta può mangiare quello che vuole. Assolutamente, anche tre. Esatto. E poi? E poi i canestrelli. Canestrelli con il nostro famoso Gavi. Da intingere proprio nel vino e mangiare così. Assolutamente. Quindi il vitigno cortese, che oltre a essere un ottimo Gavi e quindi un ottimo vino, è utilizzato molto spesso nella nostra pasticceria locale. Ma qua è tutto fatto per me, perché avete scelto il Gavi con la bicicletta proprio, anche qua. Anche in quell'altra. Sì. A seconda del vitigno, il vitigno più storico, una bici d'epoca, e poi invece la bici city, quella. C'è sempre una scusa per poter bere, per poter mangiare. Poi vedo dei dolci pazzeschi lì di mandorla, forse. Giustissimo, non ti sfugge nulla. No, perché sono golosa, quindi. Esatto, questi sono tutto 100% mandorla e quindi sono i nostri amaretti. Bene. Amaretti morbidi, da non confondere con quelli secchi. Ah, perché? Perché pasta di mandorle, solo mandorle e albume. Ah, e quindi sono? Assaggia. Assolutamente diversi da quelli secchi. Buonissimi. Beh, non ti posso non far compagnia. No, infatti, brava. Anche tu allora. Senti, un bacio per la mia strada? Un bacio del territorio. Grazie, ti do anche uno vero. Due. Ciao, ciao, grazie mille. Ciao. Di nuovo in sella attraverso il centro di Nove Ligure per arrivare alla fine del mio giro di oggi. Manca ancora un'ultima tappa, importante e doverosa, perché non si può arrivare fino a qui senza dare uno sguardo a quello che viene definito un vero scrigno ricco di cimeli del ciclismo. E anche oggi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, la scoperta del Piemonte, la provincia di Alessandria, all'interno del Museo dei Campionissimi, che è proprio il più grande omaggio al ciclismo e ai suoi campioni. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Come sempre, pedalate!